in collaborazione con Ponte di Legno Tonale, Val di Fiemme, Paganella Ski, Val di Sole, Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con Sport Odor TV. Sport Odor TV è la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e allo sport. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi e invernali che parlano di mare, di montagna, sono i migliori TV private italiane e diverse TV nazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportodor.tv. In questa puntata parliamo di neve, montagna e sport invernali. Siamo arrivati in Piemonte, siamo saliti a 1500 metri di Bielmonte, una splendida località sciistica sopra Biella. Incontriamo Giampiero Orleone, che è il direttore di questa bellissima schiara, nonché presidente di ARPIET, che è l'associazione regionale delle stazioni sciistiche del Piemonte. Il Piemonte, lo possiamo dire, presidente, ha una grande storia nel mondo dello sci della neve, le Olimpiadi a Torino, ma non solo, siete veramente bravi e forti. Beh, sicuramente sì, la storia dello sci in generale, no? Da lì è partito un po' tutto, le prime stazioni, le prime funivie, Europa una funivia storica, poi anche la parte della Valsusa, Claviere, i primi maestri di sci, insomma il mondo dello sci italiano è partito in parte dal Piemonte sicuramente. E voi siete l'ARPIET, che è questa associazione regionale che racchiude la vostra storia, la vostra tradizione sciistica, quanti siete e com'è la realtà economica della vostra società? Sì, l'ARPIET ha più di 30 stazioni associate direttamente, siamo legati all'Unione Industriale di Torino, abbiamo le più grandi stazioni, i più grandi comprensori, ad esempio Via Latte è il socio primario di ARPIET, che è la società di gestione di impianti più grossa d'Italia, Bardonecchia con la Colomio, Monterosa, tutto il territorio piemontese che va dall'Ossola al Cuneese fino verso le Alpi Ligure. Comunque lavoriamo tutti proprio per la promozione del nostro settore in collaborazione con una politica regionale che ci sta ascoltando da alcuni anni, con quale collaboriamo e lavoriamo proficuamente. Siamo riusciti a portare a casa dei risultati importanti proprio per il nostro settore, legato al nostro lavoro e ai contributi che ci danno una mano di vivere, sopravvivere e anche riprendere alcune attività che erano state chiuse per un po' di tempo. Ed ora andiamo a scoprire le bellezze del Trentino e della nostra Italia. Venite con noi! Ponte di Legno, la perla della Val Camonica, allarga la propria offerta turistica, presentata alla Triennale di Milano, il nuovo progetto per le famose terme, famose perché è in effetti Mario Bezzi, il presidente del consorzio Ponte di Legno Tonale, un progetto molto ambizioso che lei ha molto a cuore. Sì, abbiamo organizzato addirittura un concorso con 5 grandi architetti che si sono cimentati per queste terme che ci stanno, come hai ben detto, molto a cuore. E per cui, siccome 4 di questi 5 progetti in realtà sono opere d'arte, perché i grandi architetti fanno opere d'arte che non vedranno mai la luce, abbiamo pensato di far girare questi 5 progetti, di far girare questa mostra, e abbiamo iniziato qui nel luogo più di simbolo dell'architettura contemporanea, che è la Triennale di Milano, per cui da qui parte un tour che servirà per creare attesa, per creare interesse a queste terme che ci faranno fare un ulteriore salto di qualità e daranno anche la possibilità a tutti coloro che vedranno la mostra di scegliere, di condividere la scelta che ha fatto la giuria del progetto vincitore, piuttosto che invece di sceglierne un altro che non vedrà mai la luce ma potrà essere apprezzato e visto in questa mostra. Michele Bertolini è il consigliere delegato del consorzio Ponti del Legno Tonale, nonché architetto. Insomma, dall'alto della tua esperienza lavorativa come architetto, bella la triennale, bella la location e belli progetti per questa vostra nuova iniziativa turistica molto importante. È bellissimo, tra l'altro per me che ho lavorato proprio qui a Milano, nella città del design e dell'architettura, per un sacco di anni, tornare qui da protagonisti con il progetto delle terme, per Ponte di Legno Tonale, tutto insomma è un'emozione. Allora, diciamo che questo sarà un progetto importantissimo per tutta la località, non sarà più soltanto sci, ma come abbiamo detto anche ribadito nel logo, It's My Nature, quindi natura, ambiente, terme, benessere a tutto campo e per tutto l'anno. Quindi
rilanciamo ancora di più la nostra immagine, tutto il nostro territorio, con nuovi e grandi investimenti. Grandi investimenti che hanno portato ottimi numeri dal punto di vista invernale, ottimi numeri dal punto di vista anche estivo, tanta gente viene da voi anche nel periodo estivo, e soprattutto mancava la chicca delle terme, del benessere, della spa, del wellness. Ora avete anche tappato quel buco. Sì, diciamo che quest'anno, grazie alle precipitazioni, l'anno è iniziato alla grande, tanta neve, quindi tanta gente che viene a sciare e tanta gente che richiede anche sempre più servizi, quindi partendo dalle famiglie, per cui andremo a costruire un nuovo family village dove ci sarà un parco per bambini dove potranno giocare e imparare a sciare, e poi quindi queste grandi terme, quindi una grande opera che aiuterà insomma a crescere tutto il territorio, a dare servizi sempre nuovi e insieme a tutti gli operatori a regalare qualcosa di più al nostro turista. Ecco, questa mostra itinerante qui alla Triennale poi andrà in giro quando partono i lavori e quando ci sarà l'inaugurazione di queste terme a Ponte di Legno? Allora, l'inaugurazione sarà delle terme, speriamo tutti che sarà nel 2020, i lavori partiranno al più presto possibile, quindi speriamo verso l'estate. Adesso la mostra farà altre tappe qui a Milano, in Lombardia, Brescia, per poi spostarsi a Ponte di Legno, insomma, e rimanere lì in visione a tutti per un bel po' di tempo. Con Suzuki, partner ufficiale di Sport ad Orte Via, andiamo a scoprire le bellezze delle montagne della nostra Italia, venite con noi! Siamo arrivati a Livigno, il paradiso dell'outdoor e degli sport invernali, una località dell'Alta Valtellina ai confini con la Svizzera, posizionata a 1800 metri sul livello del mare, dove è qui facile fare shopping grazie alla formalità del duty free. Siamo con Luca Silvestri, che è un responsabile del freeride. Luca, qui è il paradiso del freeride, qui si scia da novembre sino a maggio, e soprattutto è apprezzato dai tanti turisti stranieri e anche italiani la specialità del freeride. Come vi siete organizzati in questo senso? Già anni fa è nato il progetto Freeride a Livigno, che diciamo si partiva da una situazione in cui venivano emesse delle ordinanze comunali che proibivano la disciplina del freeride nelle giornate particolarmente complesse o difficili. Da lì c'è stata una perdita di clienti, nel senso si è capito che il freeride era importante ed era sempre più richiesto, e quindi siamo partiti con questo progetto nel emettere giornalmente i bollettini valanghe, in modo che si potesse gestire la situazione di pericolo del freeride e non fosse più necessario fare delle ordinanze proibitive, ma piuttosto informare la clientela sui rischi e pericoli che ci sono, in modo che si possa fare questa splendida disciplina di cui Livigno è diventato un po' il centro, diciamo. E poi tutto con la massima sicurezza. Come avvisate i vostri turisti? Chiaramente via internet, avete una televisione che è molto seguita a livello locale. Come informate i tanti turisti che vengono a Livigno su cosa, come e dove fare la propria passione sportiva? Dunque, come dicevi, sul sito internet, con la promozione sul territorio, ci sono degli schermi alla partenza di tutte le stazioni sciistiche principali, diciamo, dove si può vedere appunto il bollettino, la situazione del giorno, la qualità della neve. Allora, se abbiamo stimolato la curiosità di qualche amico telespettatore, io vengo a Livigno, voglio fare qualcosa di freeride, cosa mi consigli di fare? Allora, consiglio di rivolgersi alle Guide Alpine Livigno, che hanno l'ufficio proprio in Piazza Placheda, dove si può chiedere per le escursioni, dal freeride alle ciaspole, alle cascate di ghiaccio, agli ski. Le attività sono molteplici, quindi venite a trovarci. Allora, grazie Luca per i dettagli che ci hai fornito. Chi vuole avere maggiori informazioni, come deve fare? Può andare sul sito livigno.eu oppure sul sito guidealpine.info utilizzando l'app MyLivigno. Saluto tutti gli amici di sportoutdoor.tv e vi mando un bacione. Ciao!
importante in una località turistica è l'offerta alberghiera per andare a sciare, per divertirsi e per fare vacanza. Siamo in Val di Sole, che è una delle località sciistiche più importanti d'Italia. Pensate che qui ci sono ben 31.000 posti letto fra alberghi e seconde case. Di questi ben 12.000 sono strutture alberghiere. Oggi ne visitiamo una, siamo al Mon Roc con Romina Rossi, che è la proprietaria di questa nuova struttura alberghiera vicina alle funivie, vicina all'impianto da Olasa a Val Mastellina all'arrivo della stazione ferroviaria, appunto, quindi da Olasa. Quanto è importante, Romina, offrire una città turistica un bel albergo? Beh, sicuramente è molto importante che i clienti trovino anche al rientro della loro giornata sportiva un ambiente accogliente con tutti i servizi che cercano. Ecco, voi avete fatto il Mon Roc, una nuova struttura, un 4 stelle, un investimento finanziario importante. Sì, è stato un investimento, è un investimento non indifferente, però crediamo molto in questa destinazione, crediamo molto nella Val di Sole, vedo che sempre più ogni stagione c'è maggior richiesta e maggior interesse, e poi sicuramente la posizione qui ad Aulasa ci aiuta moltissimo. Ecco, la storia di questo Mon Roc, nome bello, cosa vuol dire, cosa c'era qui? Mon Roc deriva dai nostri tre nomi, nomi di tre fratelli, Monica, Romina e Christian, ma poi ci richiamava molto la montagna, la roccia, quindi abbiamo giocato molto su questa assonanza. E all'inizio è stato difficile perché effettivamente non avevamo nessun tipo di esperienza nel campo alberghiero, ma è molto bello, è un lavoro, direi che penso sia il lavoro più bello del mondo, perché il mondo viene da te e ti lascia un sacco di storie, e comunque è impegnativo ma bello, fantastico. Soprattutto avete iniziato bene la stagione, un 2018 i primi di dicembre già aperto, va avanti fino ai primi di aprile, poi c'è la stagione estiva dove la Val di Sole, fra il rafting, la mountain bike e l'outdoor, diciamo, è all'avanguardia della offerta turistica montana in Italia. Sì, e infatti la stagione invernale sta andando molto bene, le prospettive sono ottime, e per la stagione estiva abbiamo fatto solo due stagioni estive, però vedo che c'è sempre più interesse, più attività, più organizzazione, e questo è proprio bello. Federfuni è una nuova governance della montagna per lo sviluppo economico, l'occupazione e il rilancio turistico della montagna. Federfuni è l'associazione di chi vive e ama la montagna. Per maggiori informazioni www.federfuni.it. Quando il gioco si fa duro e per le sfide di ogni giorno c'è Cetilar. Doppia forza al tuo massaggio. Il massaggio con il nuovo Cetilar aiuta a ridurre il dolore articolare. A Folgheria, nel cuore dell'Alpe Cimbra in Trentino, il rifugio Stella d'Italia e il rifugio Baita Tonda vi aspettano di giorno sulle piste da sci e di notte con le cene con trasporto con gatto delle nevi e motoslitta. www.rifugiobaitatonda.it. L'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile, ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Schirama Dolomiti ti aspettano. Caspolada di Vezza d'Oglio, la corsa con le caspole al chiaro di luna. Cari amici telespettatori, lo spettacolo della neve, della montagna e gli sport invernali ritorna nella seconda parte di Sport Outdoor TV, subito dopo la pubblicità. A tra poco, non toccate il telecomando, venite con noi! In collaborazione con Funivie Folgarida e Marileva, Paganella Ski, Val Sugana, Val di Fiemme, Schirama Dolomiti ad Amello Brenta.